Buongiorno, ho visto lo stesso Buongiorno. ciuffo dell'altra Sembra volta. buonanotte perché qua il tempo è quello che c'è. Ignorate il mio ciuffo, non vuole sapermi di stare giù. Posso dire solo una cosa per Dimmi. il video? Uno, grazie perché tanti nel video scorso ci hanno scritto come fanno la scalola. Sì, due, non la vedrete mai più. Cioè, non lo so, la proveremo magari nella focaccia, nella Facciamo pizza. passare un po' di tempo. Però sinceramente a me non è piaciuta Ah, ma tantissimo. io non so neanche riuscire, l'ho avanzata, l'ho lasciata lì nel piatto poi. Non, E cioè, io raramente lascio la non lo verdura. so, Vabbè, non lo dai, so. passiamo alla prossima ricetta che è fenomenale. È ragù di funghi e nocciole. Sai che in Piemonte esiste proprio per tradizione un ragù di nocciole? È vero? Sì. Devo trovare la ricetta. Se qualcuno di voi No, te lo so io che è che l'ho vista torinese. da Mrs. Becky. Ok. La conosci? Mi sembra di sì. Ok. Cioè la Ok, conosco, la seguo. vabbè, Conoscere non la conosco. conoscere nel senso che sai Ma chi è. comunque se qualcuno di voi ha la ricetta che ce lo scriva qua, magari lasciamo la mail e ce lo mandate. Ok, allora, gli ingredienti sono, beh, olio che ho già messo nella pentola, io ho messo circa due Se volete ribalto e cucchiai, faccio vedere. no. Poi i funghi, noi abbiamo gli champignon, ma vanno bene quelli che vi pare. Ok, poi vabbè, nocciole. Sedano, carota, cipolla, erbe aromatiche, io ho basilico e rosmarino perché c'era in giardino, però che ho preso il tempo, senti come sta venendo giù. Ma non può piovere per sempre. Sì. Alessia, l'hai capita, vero? Sì, qua sì, per qua piove sempre. Concentrato di pomodoro, non metteremo la passata, ci Passata. va solo concentrato. Miso, facoltativo, vino rosso e salsa di soia, facoltativa. Ah, un po' di dado granulare noi ci metteremo. Ma anche quello facoltativo va benissimo, Poi il sale. ci teniamo a dire Ah, una c'ho anche cosa. un pezzettino di aglio qua da qualche Sì. parte. Se qualcuno vuole metterci invece il concentrato pomodoro, ce lo può mettere. L'importante è non farla tanto sugosa questa, perché deve No, essere una sì, sorta esatto. di ragù rosso o rosa, a seconda di quello che è, ma fatto È un ragù non tanto, asciutto. come se fosse come quando si fa il ragù bianco. È un ragù molto Poi, asciutto, molto un'altra cosa è, denso. lei per esempio il ragù oggi lo vuole fare così tutto al coltello, quindi farà tutto tagliato per quello che sta facendo lei, non me lo farà a me, perché a me deve essere tutto uguale più o meno. Eventualmente non volete, se avete un tritatutto ci date un paio di colpi col tritatutto, va bene. Mettete magari le verdure tutte insieme, frullate e poi le noci le fate a parte. Le noci, che potete usare anche invece delle nocciole come facciamo noi, potete usare le noci ci date una Sì, schiacciatina, noi l'altra viene volta abbiamo usato le noci bene. E con le e noci è era buono, buonissimo. però stavolta non le abbiamo perché noi ce le mangiamo come fossero patatine le noci Sì, e non è vero. quindi sono Mandorle ce le abbiamo finite. ancora perché non ci piacciono queste qua. Ma No. queste qua che abbiamo preso, perché le mandorle ce le mangiamo volentieri. Non ci piacciono e allora sono ancora lì. Però secondo dalla rifletteci, secondo me non ci stanno tanto bene le mandorle con questo qua, questa No, per quello ti ho ricetta. detto Vabbè, usiamo le nocciole, non le mandorle. tanto le mandorle sì, piuttosto le userò poi che dolci di Natale Sì. Ha detto tua mamma che poi viene qua quando devi fare i dolci di Natale. Sì, Sei lo so, l'ho autoinvitata. già detto io, l'ho già detto io che deve venire perché dobbiamo fare due video. Ho detto, bisogna fare due video, tu non mi riprendi in faccia, no, ti riprendo le mani. Ok. Perché dobbiamo fare. Scusate. Bisogna fare i dolci, perché quelli voglio farli. E poi vi faccio vedere come fa mia mamma, che anche se l'ho già fatte, i zippuledde. Però voglio farvi vedere come le fai, Che anche sarebbero, perché magari non tutti sanno che le cos'è. zippole. Sono delle frittelle di patate, di farina e patate, ripiene normalmente per la tradizione della mia famiglia calabrese, sono ripiene di acciuga o in alcune famiglie di baccalà. Il basilico dopo, il rosmarino. Però volendo si possono fare anche vuote, ho visto che alcune persone che le conoscono le fanno ripiene anche con altre cose, c'è cioè chi le fa con le olive. Che secondo me quelle che abbiamo fatto l'altra volta con pomodori secchi e olive sono buonissime. Sì, molto. E poi comunque sono buone anche vuote, che poi tu magari te la tagli e te la farcisci come vuoi. Secondo me ci sta anche così. No, Io il secondo te rosmarino no. lo trito, fate come volete, cioè se volete mettere il mazzetto di Ma aromi perché a me dà toglierlo. fastidio. Non mi piace masticarlo. Se è tritato riesco, cioè è una cosa mia. Poi non abbiamo lo spago per legare, se no lo spaghettate e
Noi ci faremo le tagliatelle con questo sugo, perché secondo me le tagliatelle con i funghi ci stanno, va bene. Sugo un po' frio. L'unica pecca del rosmarino che lo devi lavare, perché giustamente devi lavare, e ti si appiccica comunque. Sì, e la cipolla. A cipolla. E quindi dicevo, per le ricette, farò venire mia mamma, perché a parte il fatto che quella volta che ho fatto la ricetta, ho fatto il video, mia mamma faceva la ricetta della mia infanzia, è piaciuto tanto, lei ha detto, ho visto, ti è piaciuta perché c'ero io, e allora la faccio venire, così si diverte un po'. Che tanto poi lei fa le ricette e mi dice, falla così, poi la passo in maniera diversa, quindi, e poi mi dà la colpa a me che non viene una ricetta. Non so se poi ve l'abbiamo detto che qualche giorno dopo l'abbiamo rifatta la peperonata, però l'ho fatta un po' come mi ricordavo che mi aveva detto anni fa, e mi è venuta. Non era uguale identica, ma si avvicinava moltissimo. Sì, qua c'è lo spicchietto d'aglio che lo metto intero. Ok, a questo punto vado a fare il soffritto. Devo farlo volare. Ok, allora io mi sposto laggiù che ti controllo il... No, non serve, vai tranquillo. Adesso metto questo a rosolare a fiamma bassa, così pian piano si rosola. Parti, e nel frattempo ci tagliamo una ciotola dove metti tutti i funghi già tagliati. Sì, vado, Ton ton, toro ton ton. Oh, amici, vendo bilancia pesa persone, che se gli sei sul cazzo non ti pesa. In offerta solo 2000 euro. Senza batterie, naturalmente. Con le batterie 10.999. Le batterie sono sempre escluse. Ok, allora il soffritto lo faccio a parte, perché se ci metto i funghi subito non viene soffritto, ma viene pulito. Perché i funghi lasciano tanta acqua. Perché dovete sapere che comunque i funghi, lei non lo sapeva, gliel'ho fatto scoprire io questa cosa qua, fanno, cioè lo sapeva che rilasciano l'acqua, però anche sua mamma, e a volte anche mia mamma lo faceva, alcune persone hanno la cosa di scolare l'acqua. Mia mamma non l'ha mai fatto. No, non l'ha mai fatto, ok, allora mia mamma qualche volta l'ha fatto, scola l'acqua, e no, perché per tendenza, se scolate l'acqua perdete tutto il sapore, si devono fare andare, che si devono riassorbire la loro acqua. Ok? Così hanno un po' più di gusto. Sì, ma anche così va bene, tanto poi si spezzetta. Ricetta mia, grandezza mia. Li tritate un po' così, eh? Io guardo tutte le volte che c'è, ci sono alcune persone che fanno sei video, che fanno così, prum, tutto per terra. Mi ricordo una che ha fatto la torta, la crostata. Si fa così e è scivolata tutta lunga. Si è rigirata, perché lo sai che quando c'è così, pam, marmellata sì, di sotto. Lei ha fatto vedere, ha detto, io sono stata 3 ore per fare queste cose qua, poi tutta questa roba qua. È proprio il mio incubo, la mia paura peggiore, quando anche quando magari prendo la padella, si stacca il manico. Adesso se non avete stappo via, la faccio venire io. Che voi prendete la padella dal manico, magari la state portando in tavola e vi cade tutto per terra perché si stacca il manico. A me è capitato una volta a casa, quando abitavo ancora con mia mamma, sai quelle padelle economiche, no, quelle che hanno il manico come le nostre, però lo vedi che proprio già vale la pena lo compri, no? E a me è capitato una volta che stavo facendo il figo per saltare, no? Mi è caduta la padella, si è ribaltata tutta sul fornello, per terra, tutto quello che c'era, sugo ovunque, perché mi è rimasto in mano il manico. È proprio il mio terrore, dopo che hai cucinato, anche perché io sono sicura che se dovesse capitare una roba del genere, capita non tipo aglio, olio, no, una cazzata. Tipo sugo. Ma con una roba fatta bene, bella sugosa, impegnativa, una cosa proprio... Mamma mia, che odore di funghi. Se non volete farlo così, per metterci meno, fate col frullatore. Un paio di colpetti, un paio di tritate e si fa posto. Sì, a me col frullatore non mi piace, lo preferisco così, viene un po' più grezzo. Ma poi devi farlo... No. Poi c'è da dire una cosa. Se qualcuno è pigro un pochettino come noi, cioè dove lavare 500 paga cose... No, nel senso per lavare le cose. Sì, se lavare i piatti io cerco di risparmiare il più possibile. Abbiamo un tagliere, ci metti qualche secondo in più. Vabbè, cioè invece di metterci magari 30 secondi ci mettete... 5 minuti, no, avete sporcato il coltello che avete già sporcato, il tagliere che avete sporcato, al massimo sporcate un piatto in più, ma non sporcate
la ciotola del frullatore e le lame del frullatore e il coperchio del frullatore. Poi mi devo arrampicare, prendere la sedia, arrampicarmi perché il frullatore in alto, no, se vuoi. Mi arrampico troppe volte. È una frecciatina per a me, perché ho dato io il via libera a mio suocero di fare quell'altezza lì. Non date retta agli uomini, perché sbagliano. Scusate uomini, magari tra voi qualcuno che non sbaglia c'è, però in questo caso. Se non sbagliate, mi dicono che avete sbagliato perché ve lo fanno credere. O perché vi hanno detto come dovete fare e quindi avete fatto come dicevano loro, allora non avete sbagliato. In questo caso avevo ragione. No, sicuramente sì. Vabbè, noi principalmente la cucina doveva essere in maniera diversa, però poi altre cose l'abbiamo fatta. Però a me sembrava, quando mi socio l'ha fatto della misura, dico sì. E invece no. Invece ho cannato tutto. Dovrei vergognarmi. Dovrei prendere comprarmi, sai, quella che si chiama la frusta a 9 code e la sera, dovrei tutte le sere fustigarmi come faceva quello là in Codice da Vinci. Angelo e Demoni, scusami. E magari mettermi anche quella cosa come si chiama? Cilicio? Sì. Non so, quel coso lì alla coscia restringere perché devo punirmi. Giusto? Sì. Come ti viene più comodo se prendi il coltellaccio quello grosso? No, ho provato, faccio un sacco di casino, li butto tutti fuori dal tagliere. Dovremmo comprarci il tagliere più grosso per fare queste cose. Sì. Potevi prendere quello piccolo della Campari? Vabbè, comunque qua c'è brutto tempo. E siccome ieri ho visto il post di Alessia che diceva che se avessero girato il corvo in Emilia Romagna e ci aggiungiamo anche in Liguria. Non tutta la Liguria, solo dove viviamo noi. Sì, provincia d'Imperia più che altro. Non gli avrebbero fatto dire la frase non può piovere per sempre. No, qua sì. Qua è un anno che piove ogni due giorni. Cioè, se voi vedete le strade in giro, magari ve le faccio vedere. C'hanno il muschio. Ma anche il nostro cortile. C'è sempre stato un pochettino, va bene, perché comunque non prende tantissimo sole in alcuni punti. Ma l'estate c'è... si asciugava, quest'anno sì, non si è asciugato niente. Ma adesso niente. C'è anche il muschio in punti dove prende il sole, in estate e tutto, ma si è fermato lo stesso il muschio, perché da quanta pioggia c'è. Ma che estate, ha continuato a piovere tantissimo, ogni giorno io ho un temporale. Ci vuole un po' di pazienza, eh. Io due anni fa, quando è nevicato l'anno scorso? Sì, non lo so. L'ho fatto con quei funghi, come si chiamano più? I pre-europe. Quelli che usiamo anche per il kebab? Sì. I pre-europe. Con quelli viene più buono, perché la consistenza è molto più carnosa. Per carnosa non intende simile alla carne, eh. Ma una cosa che si dice con i funghi, carnoso, anche la frutta carnosa, non lo so. E intendo che hanno una consistenza più consistente. Sono stata chiara, la vero? Consistenza più consistente perché è consistente in sé. La sua consistenza è consistente. Vado un attimo a controllare il soffitto. Perché devono avere consistenza. Sapete, sai qual è la prima persona uncinettatrice delle favole? Io? No. Capitano Uncinetto. Che veniva detto anche Capitano Uncinetto. Non l'avevi vista questa? Il dettaglio da... Ah, ecco. Poi questa roba, se volete sfogarvi, cominciate così con i funghi. Se avete un tagliere bello grande, mettetevi col coltello. Mettete vostro marito davanti, così capisce e comincia a fare le... Le faccende. È vero. Poi cosa fate quando piove? Le giornate così, cosa fate? E alla fine, se non abbiamo commissioni o cose da fare, alla fine ci rilassiamo, facciamo belle solite cose in casa, ok? Il letto, lavare i piatti, eh? Lavatrice no, perché è tanto inutile. A meno che non ci compreremo poi l'asciugatrice. Abbiamo visto i prezzi, sono carissimi. Ce n'è una adesso in offerta, che dipende con me se non dobbiamo fare niente. Magari per dicembre, magari provo a prenderla, costa 300 e qualcosina. A me una volta... Però la marca Akai, non mi piace, ho paura. Sono le marca delle cuffie.
A me una volta piaceva quando doveva uscire per fare commissioni, cose così, poi rifugiarmi magari in un bar a bermi un tè caldo, qualcosa del genere, no? Ma da quando sono qua in Liguria è praticamente infattibile, a parte che, vabbè, a parte qui piove sempre, ok? Ma qua non pioveva mai, ma fa pure caldo, e quindi quando entravo nel bar, e altro che tè caldo, mi dovevo bere una roba fredda ghiacciata perché ero accaldatissima, e quindi mi ha proprio... Cioè, mi ha proprio smesso di piacere questa cosa. Smesso, mi ha fatto venire in mente, ogni volta mi ha fatto venire in mente il bar di dove siamo stati nella piazza, mi ricordo che piazza era, lì in provincia di Milano, che siamo entrati per un tè e una cioccolata, ci avevamo lasciato 16 euro. Sì, beh, era un po' anche 100. No, ma comunque è bello quando fa freddo. La cioccolata è un tè che poi l'abbiamo presi su... in montagna, in provincia, cos'è? In provincia è quella? Lecco. Una cioccolata, perché io prendevo sempre la cioccolata quando potevo, e un tè caldo, abbiamo pagato mi sembra 7 euro, 6 euro. Dici, perché da sopra lì e pago 16, porca miseria. Un po' come quando sono andato a fare la visita da militare, che una Coca-Cola me l'hanno fatta pagare 8 euro. Certo. Lì c'era anche la cameriera che ha mostrato tutta la mercanzia, eh? Quindi penso che tutti abbiamo pagato volentieri in quel caso, però 8 euro una Coca-Cola con la fettina di limone mi sembrava anche lì un po' esagerato, no? Boh, vabbè, qua tante cose non si riescono a fare. Per quello che sto bene qua su, almeno un minimo di stagione c'è. Per carità, non è come quello a cui ero abituata, perché anche qua in inverno fa caldo, non metto mai il giubbino. Mi sono dovuta comprare un cappotto più leggero, perché quello che avevo non riuscivo a usarlo. E addirittura da quando vivo qua in inverno, non qua in montagna, però quando vivevamo giù, io la roba pesante messa via tutta, non avevo più niente di pesante. Ma io gli ho detto quando mi trasferita qua, quale che parte che qua il caldo, sì, fa freddo, ma se tu sei abituata al freddo là, qua fa caldo. Per carità, quando capita la giornata di vento lo senti, eh? Perché il vento effettivamente lo senti che è freddo. Perché è fastidioso anche. Però al di là del vento, se non c'è vento, fa caldo, fa sempre caldo, non si riesce a far nulla. Infatti mi sono ritrovata, quando mi sono trasferita qua, ad avere freddo in estate e caldo in inverno, perché l'inverno qua per me è caldissimo, mentre l'estate è freddissima. Vabbè, adesso che il soffritto ormai andrà bene, aggiungo i funghi e rilasceranno l'acqua. Quando avranno rilasciato tutta l'acqua, saranno ben riasciutti, potrò sfumare con il vino rosso e la salsa di soia. Sì. Oh no no! Le nocciole! Cioè, vabbè, vale la stessa cosa, però bisogna aggiungere le nocciole, una manciatina non tante. No, togli la mano, non serve. Vabbè. Ripetiamo, potete usare anche le noci. Secondo noi le noci sono più ideali, eh. Non mi ricordo se abbiamo mai provato le nocciole in un ragù. Non mi ricordo. Magari poi è buono. Magari adesso lo assaggiamo e diciamo, sarà più buono con le nocciole. Può essere. C'è una ricetta che vogliamo farvi vedere con i datteri, le nocciole e il cacao. Che può essere anche una buona idea magari anche per Natale, per concludere le feste di pranzo di Natale, di Capodanno, cose qua. Noi l'abbiamo fatto una volta che abbiamo avuto ospiti, quando hanno assaggiato questa cosa sono rimasti sbalorditi. Sì, sì, perché sono buonissime, sono semplicissime da fare. Sì. Poi sono veramente buone. Sono buone e poi sono sane, in realtà è un dolce sano, è un dolce, bello. L'avrete capito. Beh, che è un datteri. Dolce. E... ma mischi tutto insieme quei cosi? Sì, sì. Io l'altra volta quando ho fatto il ragù con le noci e i funghi ce l'ho messe a parte. L'ho fatto io? No, quella non l'ho fatto vabbè. Io. Vabbè, tutto assieme, ok? Io metto tutto assieme, poi se volete farlo separato, fate separato, secondo me non ne vale la pena.
Stessa cosa, faccio asciugare l'acqua, quando l'acqua è asciugata aggiungo, vabbè, magari ve lo faccio vedere. Ok, appena messi è super asciutto. Ma dategli un minuto che rilasceranno tantissima acqua. Vedete quanta acqua che c'è? Quest'acqua si deve tutta quanta asciugare. Ok, vedete come deve essere? Asciutto asciutto, deve iniziare a fare un po' di crosticina che si attacca un pochettino. Quando inizia a fare la crosticina si sfuma col vino. Ok, vino. E lo lasciamo asciugare. Fiamma un po' più alta, io ho messo a 6, quando fate caso ho fatto volare i funghi. Un attimo prima che il vino sia totalmente asciugato, ce ne deve essere poco poco, io aggiungo la salsa di soia, così evito che si bruci. Poca, non ne serve tanta. Un pizzichino di salsa di soia. E lascio rosolare anche questo. Ok, a questo punto, prima che sia totalmente asciutto, aggiungo il miso. E lo sciolgo bene bene. Tanto vedete che ormai liquido non ce n'è quasi più. Poi facoltativo io metto un po' di brodo granulare. Se lo fate voi bene, si affanna, scusatemi, poco, perché c'è la salsa di soia, poi questo è piuttosto saporito. E facoltativo, se vi piace, potete mettere una puntina di paprika affumicata. Ok, ora che è bello asciutto, aggiungerò il concentrato. Ok, vedete la quantità? Sono circa 2 cucchiai, ok, questa quantità qua. Lo mescolo e faccio continuare a rosolare insieme al concentrato, così si tosta un pochettino. Una volta rosolato per bene, aggiungo un goccettino d'acqua alla volta e faccio cuocere piano piano. E aggiungerò anche il basilico, perché io ho il basilico. Se avete l'alloro mettetelo, perché ci sta bene, io non sono andata a prenderlo, quindi non ce l'ho. Guardate qua che meraviglia. Troppo, voglio trovare la giusta angolazione che si veda. Aspetta, perché ho paura di rovesciarla. Un attimo, perché deve essere carino. Era carino anche prima, non è? Sì, ma l'ho voluto mettere un po' più laterale in modo che almeno non devo. Eccolo qua. Fai una faccia da ragù di funghi. Goccia. Ok. Lo assaggiamo perché c'ho una fame. Mamma mia quanta pasta, l'ho detto io, così non ce lo dovete dire. Va bene? Ne avanzava poca, l'hai messa tu. 200 grammi non è che era poi così tanta, eh. Facciamo. Mamma mia. Non è buono, de più. Sta proprio di domenica in montagna. Domenica più volte in montagna. Che è sabato? Buonissimo. Bene, facciamo un weekend in montagna, quando andate all'agriturismo e ci sono tutte queste cose belle rustiche, buone. Fai quello. Dobbiamo provare una volta a farlo tutti questi ragù e farli cotti sulla stufa legno. No, l'ho fatto una volta. Sì. Ma sta quanto? Sto quello di Alzheimer allora. Perché io non mi ricordo mai niente. L'anno scorso a dicembre, quando nevicava, ho fatto anche il video. La prima neve e questo fa l'ultimo. Che avevo fatto il ragù, però avevo usato altri funghi. Ed era davvero molto buono.
È buonissimo, sono bene anche le nocciole. Sì. Adesso magari poi le compriamo e proviamo a fare il ragù di nocciole, perché ho visto sì. un video che dicevi. Ti aspetto, è spaziale. Sì. Poi la frutta secca ci dà la consistenza più consistente. Madonna, ma sta scendendo a secchiate, vedo proprio che scende boom. Sì. Poi tutte quelle cose, Gino. La salsa di soia non to. Il miso, ho messo anche un po' di roba affumicata. Tutte queste cose, ci sono questi sbavi. Sono andato un attimino di sopra a prendere il telefonino. Sembrava che stessi facendo proprio qualcosa tipo brasato, perché il vino con la paprika, la salsa di soia, ti dà proprio la sensazione del brasato. Sì. Dovremmo sempre tenerci il miso, salsa di soia, questo qua sempre devo tenere, cioè, sì. La salsa di soia di solito ce l'abbiamo sempre, salvo ogni tanto che non la troviamo. Staccati. C'è sempre. Però bisogna tenere la paprika, bisogna sempre tenerci perché ci sta. E poi ci metti le erbe aromatiche, ci metto rosmarino e basilico, forse il basilico è quello che c'entra meno. Poi ce l'ho ancora fuori, quindi ce lo metto. Per la cui ci sta anche il basilico, eh? Ci sarebbe anche dell'alloro. In alcuni, sì, non in tutti, in alcuni magari ci potrebbe stare anche il timo. Ma se le erbe aromatiche, se sono di stagione, si possono stare tutte. Sì. Questo ragù provatelo, perché è incredibile. Io sono felice, mi sto commuovendo. Io rifaccio, faccio sulla stufa perché è ancora più buono. È buonissimo, mi sento coccolato oggi. Mm. Oggi mi è coccolato. Sai che forse le nocciole mi piacciono di più delle noci? Perché il sapore è un po' più particolare, le noci si perdevano un po'. Non si sentiva tanto forte poi. Io ho paura che restassero più dure. Invece sono come le noci, forse un pochettino più consistenti. Non sono dure fastidiose. Le mandorle sono magari un po' più fatte dure. La cottura io non lo so sinceramente quando è stato 20 minuti. Non ho guardato io. Non serve fare una cottura lunga. Alla fine sono funghi, non serve lasciarlo 5 ore su. Cercate di non andare oltre i 30-40 minuti al massimo. Ma alla fine è il tempo necessario che che butti loro l'acqua, che si riassorbi, si riassorba tutto e che poi fate tutta la procedura, cioè sfumare col vino, con la salsa di soia, ci metti gli aromi sì, e poi cuocere un pochettino, 10 minuti, un quarto d'ora come si chiama, il concentrato. Sì, non tantissimo, ma sono una mezz'oretta che si cuoce. Si devono anche morbidire le verdure, le carote, se non so che stanno duri. Piuttosto l'ho assaggiato, pezzetto di pane. È d'obbligo. Ogni 5 secondi, un pezzettino di pane, sia mai che sia passato di cottura, giusto? Poi arriva la finisce, ma perché ho fatto il ragù, non c'è più. Devi fare 5 pi. L'ultima volta che l'ho fatto non ho messo sedano, carota, cipolla, perché non avevamo niente, avevamo solo di funghi, ho fatto il sembra che avevamo solo una cipolla, mezza cipolla e non mi ricordo. Una carota brutta. Era comunque buono, però così, cavolo, è ancora più buono. Poi fidati, con quel goccettino di piccante, mamma mia. Allora provo, dai. Proviamo il piccante. Mettiti solo uno o due peperoncini e basta. Veramente qualcosa di... Sì, più che altro che questi peperoncini hanno un sapore che è buonissimo, perché hanno una puntina di aceto e per chi piace l'aceto da mangiare sono veramente buoni. Sì, infatti noi l'olio ormai non lo stiamo più usando, prendiamo i peperoncini con la forchetta che non bruciano più, però adesso l'olio è diventato letale. Ma lì l'olio basterebbe toglierci ancora un po' di peperoncini e poi rabboccare con un olio fresco si alleggerisce. Mia mamma faceva sempre così. Sì, lo so.
perché mio padre quando lo faceva ci metteva i suoi peperoncini, a volte ci aggiungeva anche quello di cayenna, che è forte ed era bel pesante. Se vi interessa la ricetta c'è sul canale, dovete andare un po' indietro perché è un po' vecchia, però c'è, è lo stesso, è uguale. Questo è un po' più grosso, ma tornassi indietro lo farei più piccolo, un vasetto. Ne farei di meno. Allora. Ho messo la tua, è incredibile. Sì. Poi quando becchi il pezzettino di nocciola, mamma mia. Secondo te per farci delle lasagne può essere buono? Sì, ci può stare. Ma vedi, ci può stare per ogni cosa. È ragù. Non è ragù alla mutti. È ragù alle nocciole. I funghi. E funghi. Magari gli gnocchi, fatti in casa, magari gli gnocchi e la zucca. Che zucca e funghi. Sono sempre bene. Anche dei ravioli. Però lo vedo che ripieni di che cosa? Perché poi con zucca. Ragù, zucca, poi non si perde un po' il sapore della zucca con ragù? No, secondo me no. Sì, qual è il vostro ragù preferito? Stavo per dire, forse questo è il mio preferito. Io non ho un ragù preferito, a me il ragù piacciono tutti. Però sono sincero, mi piacciono di più quelli che sono poveri di sugo, no? Cioè nel senso, come questo qua, col concetto, ma anche con magari, vabbè. A me ci piace tanto, con tanto sugo. No, il ragù mi piace meno con questo, cioè, a meno che non quando facevo, ti ricordi quando facevo con tutto pasticciato, pancetta, salsiccia, carne trita. Ah sì, mamma mia, che buono, però da mangiare ogni tanto. Ah sì, dicevo, quello lì mi piaceva, tieni che non ci arrivo più, mi piaceva con un po' più di sugo, no? Invece questi qua mi piacciono un po' più giusti. Ho beccato un peperoncino piccantissimo. Poi è vero che ci sta bene piccante. Sì. Io comunque preferisco ragù un po' più naturali, quindi così con i funghi, con le lenticchie, piuttosto che col seitan, col granulare, quelle cose lì non mi fanno impazzire, sì. Sai? Sì, è vero, lo sì. Mi danno sempre ci sta, un ci po' sta a mangiarlo ogni tanto. Però di gusto. Però se si mangiarlo più spesso, preferisco mangiarlo di funghi, di verdure. Sì. È buonissimo quello di verdure. Roba così. Mi piace. Poi vabbè, adesso siamo quasi nel 2025, siamo anche fortunati che ci sono anche i burger. No, non so, non sto dicendo che non quindi sono possiamo buone. Fare... No, no, no. Però hanno sempre quel retrogusto di non naturale al 100%. No, non so, siamo più fortunati in confronto una volta, che una volta se volevi fare il ragù così potevi mangiarci... Perché io lo conoscevo questo qua di lenticchie, di nocciole o con le noci. Che usava, se no era al massimo lenticchie o verdure, basta. Adesso puoi usare il seitan, puoi usare i burger, puoi usare tante cose. Si facevano i ragù vegetali anche con i legumi, sì, così. Ma non li conoscevo. Cioè, si facevano. Se tu dici, sì, ma siamo sempre sul discorso, se tu dici mi fai il ragù vegetale perché sono vegano, vai, li mandi in palla che non sanno cosa devono fare. Ma adesso che la cucina è più ricca, tra virgolette. Che la carne è alla portata di tutti. Quando le persone erano povere, tipo i contadini così, avevano poco, sì, il ragù lo facevano anche con i legumi, con la frutta secca. Anche perché, come mi raccontava mia nonna, loro la carne dovevano vendere, cioè sì, le galline, cose dovevano vendere. Al massimo, quando gli, cioè, alcuni che non le prendevano ancora vive, le vendevano già morte, si tenevano le zampe di gallina perché alcuni non le volevano. Sì, al di là di essere vegani o meno, che prima manco esisteva sta roba. Ma lo facevano così proprio per una questione economica, quello di carne lo mangiavano i ricchi. Sì, lo so, lo so. Quindi non è una cosa innovativa che stiamo portando noi vegani. Noi vegani non stiamo portando niente di nuovo, stiamo solo riprendendo quelle che erano cose sì, prima, no, ma lo so, lo so. Volta. Anche mia se nonna... fosse seitan. Sì, 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 sì. Sono sì, comunque cibi antichi, non italiani, ma cibi antichi, il tofu, il seitan. Ma mia nonna mi raccontava anche che comunque qua in Italia, nei tempi della guerra, non ho capito se era la seconda o forse un po' prima, perché mi sembra che mia nonna l'ha vista tutte e due.
c'è stato un periodo che la bistecca veniva chiamata anche la bistecca dei poveri. Erano le insalate o le verze, ma ne che vada, prese le foglie e impanate, fritte, veniva magari più di una foglia insieme. Quella lì era la bistecca dei poveri. So che buona però. Perché non c'era carne, la carne la compravano solamente i ricchi e poi la maggior parte dei popolari erano quasi tutti partigiani, quindi erano nascosti. Una lattuga la trovi da qualche parte e te la mangiavi così. Ma poi la ricoltivavano anche loro, le campagne anche. Coltivavano cibo. Coltivavano. Quelli che potevano, sì, quelli che avevano il terreno, comunque la casa così, sì, quelli che abitavano più vicini al borgo, diciamo, scusami, al borgo, alla città, al paesino, magari un po' meno. Però riuscivo a trovare anche perché tante volte nei mercati scartavano le cose, buttavano le foglie esterne, che sai, quelle più coriacee, grosse, mia nonna mi raccontava che le prendevano, le pulivano, le impanavano, magari, come ti ho detto, due o tre insieme, le impanavano, perché tanto le uova ce le avevano sempre, le uova con le galline, e quella lì era la bistecca, perché avevano poco. Voi avete aneddoti, a me piace ascoltare gli aneddoti di parenti che magari avevano, no, i miei genitori, cos'è, che raccontavano della guerra, come c'è anche un aneddoto del nonno di un mio amico, che non mi ricordo quale guerra ha fatto, però lui era stanzionato nel deserto, non mi ricordo quale sia perché io storia, e ha detto che una volta hanno dovuto uccidere cos'era il cammello, quello che aveva, hanno dovuto mangiare quello perché non avevano niente, erano giorni e giorni che non mangiavano, hanno dovuto uccidere il loro mezzo di trasporto e poi hanno dovuto continuare a piedi. Sono cose belle che di racconto, brutte perché dici cacchio, mi hanno passato un momento veramente brutto. Sì. Però a raccontarle così poi dici cavolo, però com'era diverso, come la mente ci arrangiava, anche perché ti viene da dire, ma se io mi trovassi nella loro situazione riuscirei a farlo? Sinceramente non lo so. Magari uccidere o no, mangiare se non ho visto niente, sì, perché comunque io non sono andata vegana, la carne l'ho mangiata, riesco. Ma no, mangiarlo, mangiarlo è un altro discorso, ok? Perché devo sopravvivere, se devo mangiare qualcosa, vabbè, lì è diverso. Però non so se riuscirei a ucciderlo per mangiarlo. Lì è difficile. Trovassi morto, allora sì. Non so. Però anche lì poi pulirlo ce la farei? Io non penso. Non credo. Anche perché quando lavoravo in cucina, dopo pulire pesce, ero sempre tutto disgustato. Infatti io ho sempre detto che quel lavoro non avrei mai potuto farlo, perché... Cioè io quando mia mamma puliva il pesce mi doveva avvisare prima perché io dovevo uscire di casa e dovevo tornare dopo che aveva finito e arreggiato la stanza e lavato tutto, cioè doveva essere tutto pulito, tutto lavato, non doveva esserci l'odore perché mi veniva il vomito. A me sembrava di avere un odore diverso. Cioè il pesce normale aveva un odore che per me puzzava, però un odore. Se andavo a sfilettarlo... A pulirgli la pelle, a me sembrava che avesse un altro odore, ancora e più. Penso sia normale che è ancora più intenso, io non riuscivo a sopportarlo. Ma però penso che sia una cosa mia, perché. Come dicevamo? Non mi ricordo più. A me mi interrompi, mi dimentico tutto, non so neanche come mi chiamo. Oh, non mi ricordo, scusate, mia mamma. Urgenza per lei di chiamare per l'allertamento. Perché secondo me lei immagina che noi. C'è l'allertamento, più che troppo, la casa si stacca dal terreno e scende giù fino a valle. Detto questo, sto la saliva. Non morire. Noi speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi ringraziamo. E ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti. Ciao. Belli e brutti.